Xiaomi continua a sfornare nuovi smartphone e immancabile arriva anche la nuova serie Mi 10T, una serie che sembra essere piuttosto rigogliosa visto che all'appello arrivano non uno, non due, bensì tre diversi device, dall'aspetto praticamente identico almeno per i due, dalle caratteristiche non del tutto uguali, ma dalla volontà di fare comunque molto bene nelle fasce di prezzo a cui vengono proposti. Parliamo di Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T e Mi 10T Pro. Abbiamo avuto modo di ricevere appunto da qualche giorno il più performante dei tre e vi facciamo in questa anteprima vedere come è fatto e che caratteristiche ha. Lo smartphone fa parte della serie Mi 10, dunque, anche se con il suffisso T, e lo si vede anche nelle caratteristiche estetiche. Abbiamo curve al posteriore con una backcover riflettente in vetro in questa colorazione molto elegante e un po' sicuramente appariscente. La struttura è a sandwich con una cornice completamente in alluminio. È bello da vedere sicuramente questo Mi 10T Pro con una sola eccezione: la struttura del comparto fotografico è davvero enorme e anche molto spessa, visto che racchiude non solo i tre sensori per gli scatti, ma anche, lo vedete qui, un sensore di luminosità posto proprio sul retro, è capace di permettere dunque un rilevamento a 360 gradi di questa particolarità. Molto interessante a livello estetico il sensore laterale delle impronte digitali che viene posto sul pulsante di accensione e spegnimento e che risulta sicuramente molto preciso e veloce, almeno in questi primi giorni. Come detto, abbiamo tre fotocamere al posteriore e nello specifico un sensore principale da 108 megapixel che conosciamo davvero molto bene in Xiaomi, che è sempre il medesimo, già visto. Possiede la stabilizzazione ottica dell'immagine e un'apertura da f1.69. Al di sotto del sensore principale c'è poi un sensore ultragrandangolare da 13 megapixel per ampi angoli di ripresa, addirittura fino a 123 gradi, quindi un sensore macro da 5 megapixel per scatti ravvicinati ma davvero molto dettagliati. O sulla fotocamera possiamo dirvi che permette la registrazione video fino a 8K e a 30 frame al secondo e soprattutto che gli scatti si esaltano per le modalità a lunga esposizione. Il display del nuovo Mi 10T Pro è davvero molto ampio. Abbiamo allora un pannello da 6,67 pollici che qui vede per la prima volta un refresh rate addirittura 144 Hz, che sono adattivi in base ai contenuti. Il display è un pannello Full HD Plus con alta luminosità fino a 650 nits e certificazione HDR10. La presenza poi nella parte superiore di un foro per permette il posizionamento della fotocamera anteriore che è da 20 megapixel che appunto servirà per i selfie. Sulle prestazioni è palese che Xiaomi non vuole badare a spese con questi Mi 10T, ecco perché ha deciso di proporre lo Snapdragon 865 di Qualcomm che sappiamo risultare davvero molto performante oltre che efficiente. Qui abbiamo due versioni, quella da 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB per i più esigenti. Memoria DDR5 per quanto riguarda la RAM e UFS 3.1 per quanto riguarda invece lo storage di archiviazione. Sempre a livello tecnico troviamo un raffreddamento a liquido con tecnologia che conosciamo, è made in Xiaomi, ma anche la capacità di connettersi alle reti 5G oltre al Wi-Fi 6 che viene supportato. C'è il modulo NFC per i pagamenti digitali e la ricarica avviene grazie ad una porta USB di tipo Type-C di ultima generazione. Proprio sulla ricarica sappiate che Xiaomi Mi 10T Pro possiede una batteria da ben 5000 mAh con alcune interessanti novità. Prima fra tutti la possibilità di caricarsi rapidamente in soli 60 minuti e questo grazie alla potenza da 33 watt dell'alimentatore che viene incluso nella confezione, ma anche dalla nuova tecnologia che permette alla corrente elettrica di entrare nel mezzo della batteria e questo garantisce meno corrente dissipata e un processo di ricarica a velocità davvero molto più costante. Bella novità per quanto riguarda questo Xiaomi. Abbiamo chiaramente Android 10 con la MIUI 12 che personalizza tutta l'interfaccia e la conosciamo bene ormai, visto che non si differenzia poi tanto da quella presentata nelle precedenti generazioni. Le differenze con Xiaomi Mi 10T sono nella fotocamera principale che è da 64 megapixel e nel comparto tecnico hardware, visto che le versioni proposte in Italia sono da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Xiaomi Mi
Mi 10T Lite invece vede un design diverso dal comparto fotografico che si inserisce in una struttura circolare al centro del device con ben 4 sensori. Per la versione Lite poi le differenze sono anche quelle che riguardano sostanzialmente il display, che seppur da 6,67 pollici raggiunge qui i 120 Hz di refresh rate e sono comunque adattivi ma non 144 come gli altri. All'interno il processore è uno Snapdragon 750G con versioni da 6 GB di RAM e storage da 64 e 128 GB. Sui prezzi sappiamo che Mi 10T Pro verrà venduto a 599,90€ o 649,90€ nelle due versioni, rispettivamente da 8 più 128 GB e 8 più 256 GB. Per quanto riguarda invece lo Xiaomi Mi 10T, la versione che abbiamo detto è l'unica da 6 e 128 GB, verrà venduta a 499,90€. Insomma, ancora una volta degli smartphone davvero molto interessanti da parte di Xiaomi. Questo chiaramente lo proveremo nei prossimi giorni, vi aspettiamo qui per la recensione. Chiaramente lasciate un like al video se non lo avete ancora fatto e soprattutto iscrivetevi al canale su Hardware Upgrade, perché nuovi video sono sicuramente in arrivo.